www.cittaceleste.it, l'unico sito dei tifosi della Lazio. Ma non è un problema, non dobbiamo crearci problemi, sono cose che bisogna migliorare, ma non è assolutamente un problema e non è assolutamente una Lazio sottotono o una Lazio che sta calando. È una Lazio che deve migliorare, come abbiamo detto all'inizio stagione, partita dopo partita. Prossime sfide di campionato in programma, Inter e grandi sfide. Sì, due grandi sfide, ma come tutte, il campionato ci insegna che è dura con la Juve, come col Catania, come col Parma. Noi siamo rammaricati perché non siamo riusciti a fare gol, ma questo non vuol dire che siamo giù o che siamo tristi, siamo rammaricati perché abbiamo fatto il nostro gioco e comunque non si è riuscito a fare 2-1, che era la cosa più importante, però nessuno ha detto che sono due punti persi. In un'altra occasione bisogna essere consapevoli che ci è girata bene, oggi magari non ti gira bene come prima, però non è tutto da buttare, non bisogna cominciare a guardare tutto con diffidenza o pensare che la squadra sta facendo un passo indietro. Secondo me non stiamo facendo un passo indietro, è il campionato che ci dice che bisogna migliorarsi domenica dopo domenica. Quindi è un buon punto nonostante la delusione per non aver vinto. Un punto, non capisco perché il Milan che pareggia Marassi deve essere felice, no? Perché pareggiamo con Catania, comunque una squadra difficile da affrontare, dobbiamo essere tristi a pensare che abbiamo fatto un passo indietro. Ma non credo, perché le partite avviso aperte in questo campionato hanno visto pochissime, è dura per tutti, è dura per la Juve, per l'Inter, per la Lazio, per tutti, quindi bisogna affrontare e cercare di fare il nostro gioco, come abbiamo fatto anche oggi, anche se qualcosa bisogna migliorare. Il morale è sempre alto nello spogliatoio? Certo, ma ripeto, è una squadra grandissima come il Milan pareggia, è contenta del pareggio, perché noi dobbiamo essere tristi. Magari in altri momenti o in altre stagioni queste partite qua rischiavi magari anche di perderle, invece oggi abbiamo pareggiato una partita, ci lascia un po' l'amaro in bocca perché potevamo avvicinare notevolmente il Milan, però penso che dobbiamo guardare quelle che sono le cose positive, ovvero la mole di gioco che abbiamo creato contro un Catania che si è chiuso molto bene, che ha cercato di non lasciarci spazi e nonostante questo appunto si è riusciti a creare diverse occasioni e arriveranno tempi dove riusciremo a concretizzarle in maniera migliore. Alla base la danno le partite che abbiamo giocato, il modo con cui abbiamo interpretato diverse partite. I risultati che abbiamo ottenuto fino adesso non sono arrivati per caso, non arrivano per caso, ma arrivano perché abbiamo la consapevolezza di essere squadra. In questo momento noi siamo squadra, dobbiamo ancora migliorare tanto, perché non siamo ancora ai livelli di altre, però dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e soprattutto contenti di quello che stiamo comunque facendo, perché stiamo migliorando sempre a livello proprio di unione, di spirito e di voglia e anche di attaccamento alla maglia, che è una cosa molto importante. Ma anche oggi al primo tempo abbiamo creato qualche occasione per sbloccare il risultato, poi è arrivato questo gol su calcio d'angolo che può succedere, perché sono molto bravi, sono stati bravi gli altri e abbiamo avuto una grande forza a recuperarla subito. E quindi questo è un lato positivo, vuol dire che la squadra non si abbatte come magari potrebbe succedere, anzi ha una grande voglia di reagire, una grande voglia di non perdere, quindi questa è una cosa molto positiva.